Ciao a tutti, vi do un caloroso benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi, come vedete sul tavolo, avete tre filati di colore diverso, però la composizione, quindi il filato, è sempre lo stesso. Ho preferito utilizzare per questo progetto tre colori ben diversi, perché andremo a realizzare una lavorazione un po' particolare, che poi vi spiegherò anche sulla carta, e ho scelto questo bellissimo cotone di filati discount. Questo è un cotone ecologico, iniziamo già con i progetti estivi. Considerate che io ho scelto questi bellissimi colori, questo è il colore 97, questo è un giallino che è il colore 03 e il colore che è fucsia è il colore 16. Quindi utilizzeremo questi tre colori ben diversi. Considerate che non utilizzeremo affatto diagrammi specifici, ma andremo a realizzare tutto a maglia rasata, perché voglio concentrarmi più che altro sulla lavorazione, quindi sulla costruzione del nostro progetto. Utilizzerò i ferri del 5, anche se questo cotone mi consiglia di utilizzare i ferri dal 2,5 al 3. Vi leggo anche un pochino la composizione. In 50 grammi, quindi un gomitolo costituito da 50 grammi, considerate che questo è un cotone ecologico 100% riciclato, quindi rispetta assolutamente la natura. Quindi in un gomitolo ci sono ben 50 grammi e in 50 grammi ci sono 125 metri. Quindi andiamo a vedere il progetto sulla carta con le varie metrature, quindi il metraggio e l'avvio, e iniziamo subito a vedere la situazione dall'alto. Allora, prima di iniziare il nostro progetto, noi innanzitutto dobbiamo dire che partiremo dalla manica. Quindi partiremo dalla manica, andremo verso su e avvieremo la parte delle spalle, quindi della parte del corpo, scusate, quindi il davanti e il dietro. Quindi questo è il davanti e dietro, ok? Quindi il davanti e il dietro lì aggiungiamo quindi i centimetri, le maglie che dobbiamo andare ad avviarli qui, e poi andiamo in altezza, chiudiamo le parti del davanti e del dietro e poi facciamo la nostra manica. Quindi ci servono queste misure, la parte del polso, quindi l'inizio nostro lavoro, perché iniziamo da qui. Ok? Iniziando da qui abbiamo bisogno dei centimetri del polso, che per me sono 20 centimetri. Quindi, avendo 20 centimetri di polso, noi dobbiamo andare a vedere i vari centimetri. Ovviamente li prendete con calma, perché giustamente dobbiamo avere una inquadratura un po' di tutto il lavoro. Scusate il disegno un po' così, ma non sono brava a disegnare, è giusto per darvi un'idea maggiore. Quindi abbiamo 20 cm del polso, poi la parte del braccio, quindi della parte più grossa del vostro braccio, che è sotto manica, fate la circonferenza, che per me è 34 cm. La parte del corpo, che sono 47, quindi il davanti è il 47 e anche il dietro, quindi dal sotto manica fino a giù, fino al fianco che volete arrivare, dove dovrebbe arrivare la vostra lunghezza della vostra manica, della vostra maglia, prendete i vostri centimetri, che per me sono 47. Poi abbiamo bisogno del collo, che per me sono 22 centimetri. Considerate che potete farlo da 25, da 20, in base a come volete la profondità del vostro scollo. Quindi poi abbiamo l'altezza del vostro corpo, quindi il bacino, la parte più grande del vostro corpo, che sia seno, che sia bacino. Per me è il bacino, quindi faccio 55 centimetri per me, perché io ho misurato tutta la circonferenza diviso 2, perché una parte, la metà, va sul davanti e l'altra metà sul dietro, quindi per me 55 cm, avendo un busto di 110 cm. Quindi poi ci serve la lunghezza del braccio, che per me sono 52 cm. Adesso dobbiamo prendere il nostro campione, quindi il campioncino che abbiamo fatto prima, e per me sono 19 ferri e 17 maglie. Avendo questo nel campione 10x10, ho 19 ferri in altezza e 17 maglie in larghezza.
Quindi andiamo a calcolare, trasformiamo innanzitutto tutte queste misure. Come li trasformiamo? Prendiamo il 20 cm del polso, quindi facciamo 20 per 16 perché andiamo in lunghezza, quindi cioè in larghezza, per 17 diviso le maglie, quindi i centimetri del campione, che sono 10, e dobbiamo ottenere il risultato, che per me sono 34 centimetri, ok, considerando che i ferri che andrò a utilizzare sono del numero 5. Quindi adesso dobbiamo andare a fare la stessa cosa di tutte le altre misure che abbiamo a disposizione. Considerate che quelli in altezza si fanno con i ferri e quelli in larghezza si fanno con le maglie, ok? Ecco qua le mie misure, quindi le ho trasformate tutte quante: 20 del polso, 34 del braccio, corpo 47, 22 sono il collo, 55 il busto e 52 il braccio. Quindi in corrispondenza abbiamo, per quanto riguarda il braccio sono 57,8, arrotondiamo per eccesso, quindi mi fa 58, 47 che è il corpo mi esce 79,9, essendo che non possiamo avere la virgola, lì arrotondiamo per eccesso, sempre 80, 22 che il collo mi esce 37,4, che arrotondo per difetto mi fa 37, 55 che sono il busto, l'altezza del busto, questa parte qua, mi esce 104,5, che arrotondo per difetto 104, e l'ultima, la lunghezza del braccio, che per me è 52, mi esce 98,8, essendo che sempre non possiamo averla con la virgola, arrotondo per eccesso. Quindi una volta fatto tutte queste misure, le abbiamo trasformate, dobbiamo ricavare l'inizio, che ce l'abbiamo già, e dobbiamo vedere per quanto riguarda la manica quanto dobbiamo farla larga, quindi come la dobbiamo allargare, quanti aumenti da fare per poter arrivare a 34 cm del sottomanica. Andiamo a vederlo subito. Innanzitutto dobbiamo andare a prendere l'inizio, che sono 34 centimetri, e la parte dell'arrivo, quindi 58. Quindi 58 che è il mio arrivo, meno 34 che è il mio inizio, e devo vedere il risultato. Mi fa esattamente 24 maglie, quindi abbiamo 24 maglie di differenza tra l'inizio e l'arrivo. Quindi abbiamo 24 maglie da aumentare per tutta la manica, ok? Dobbiamo vedere ogni quanto aumentare queste maglie, ok? Sapendo che queste 24 maglie dobbiamo dividerle diviso 2 per il semplice fatto, quindi diviso 2 e fa 12, ok? Quindi abbiamo 12 aumenti da fare, perché la parte degli aumenti sono 2, una da un lato e uno dall'altro, quindi 12 da un lato e 12 dall'altro della manica. Quindi vediamo ogni quanto dobbiamo aumentare queste maglie, e il calcolo da fare: dobbiamo andare a prendere la parte alta del nostro braccio, quindi 52, che sono 99, diviso le 12 maglie, quindi andiamo a vedere quanto esce, mi esce 8,25, 8,2, arrotondiamo per difetto, quindi mi fa 8. Quindi ogni tra il settimo e l'ottavo dobbiamo aumentare una maglia, ok? Quindi una maglia da un lato e una maglia dall'altro. Considerate che gli aumenti sia sulla manica su altre e su tutte le altre parti si fa sempre sul diritto del lavoro. Quindi ogni l'ottavo ferro voi aumentate una maglia da un lato e una maglia dall'altro. Ok? Per iniziare prenderemo il colore giallino, che è questo del 03, e andiamo ad avviare il nostro progetto con le nostre maglie. Ho avviato esattamente 42 maglie, perché ho fatto il ricalcolo del mio campioncino, ho ricalcolato ogni maglia per non sbagliare, quindi infatti all'inizio avevo sbagliato, quindi ho avviato per il mio progetto, quindi per la mia manica, 42 maglie. Adesso andiamo a realizzare la nostra manica, partendo dalla prima maglia, la passo senza lavorare perché mi fa da vivagno, lavoro una maglia dritta e una maglia rovescia per 4-5 cm in base al gusto, io lavorerò per 4 cm giusto per la manichina.
quindi vado a lavorare avanti e indietro per 4 cm, un dritto e un rovescio, ricordandovi che la prima maglia del vivagno si passa senza lavorare, l'ultima maglia sia al rovescio che al dritto si lavora sempre al rovescio. Quindi vado a continuare così per 4 cm. Qua, una volta che avete fatto il vostro polsino di 4-5 cm in base al vostro gusto, considerate che è cotone e quindi lavorandolo largo vi viene questo effetto. Quindi cosa vado a fare? Semplicemente vado a lavorare 9 maglie rispetto ai nostri calcoli e ai miei calcoli. Devo andare a lavorare 9 maglie, quindi 9 ferri andata e ritorno ovviamente, 9 ferri senza né aumentare né diminuire, e poi cominciamo ad aumentare. Considerate che la prima sempre è di vivagno, quindi si lavora, si passa senza lavorare, e le seguenti maglie le lavoro tutte quante a maglia rasata. Così. Sul rovescio le dovete lavorare a rovescio, quindi per 9 maglie, quindi per 9 ferri, lo vado a lavorare in questo modo e poi vi faccio vedere anche gli aumenti da fare. Quindi vado a farvi vedere come si aumenta, che è molto molto semplice. Quindi passo la prima maglia che è di vivagno, ok, vado a rientrare, vedete qui, prendo la barretta che sta tra una maglia e l'altra, la prendo e la alzo, oppure potete semplicemente aumentare mettendo una maglia a nuovo, che è forse meglio, così non vi si stringono le altre maglie. Quindi vado semplicemente a lavorare le maglie seguenti sempre a dritto fino alla fine, quindi vi fermate una maglia prima del vivagno, quindi vi fermate prima del vivagno, così potete fare allo stesso modo l'altro aumento. Stiamo lavorando dal polsino in su, quindi si vanno a fare gli aumenti. Nella seconda parte dobbiamo fare, nella seconda manica dovremo fare le diminuzioni allo stesso modo di come fate gli aumenti. Invece di diminuire dovete fare, cioè invece di aumentare dovete fare le diminuzioni. Quindi vado semplicemente a lavorare tutte queste maglie tutte quante a dritto e poi vado a fare la maglia seguente, quindi al settimo giro fate l'aumento. Soltanto gli aumenti, ricordatevi che si fanno soltanto sul dritto del lavoro. Quindi vedete, questo è il mio vivagno, questa è la penultima maglia, quindi mi tengo i ferri e vado ad aumentare mettendo a nuovo la maglia, ok, e vado a lavorare l'ultima maglia che è di vivagno al rovescio. Giro il mio lavoro e vado a proseguire avanti e indietro in questo modo per i centimetri della mia manica che mi occorrono. Considerate che se non riuscite a inquadrare, quindi a vedere bene dove avete fatto l'aumento, magari potete tranquillamente marcarla con il marcapunti. Quindi la prendete la maglia e mettete il marcapunti. Io, essendo che so che poi più avanti vedrete che si vede il marcapunti, cioè si vede l'aumento, basta stare un pochino attenti. Quindi contate le vostre maglie, tutta la maglia che abbiamo aumentata la lavoriamo a rovescio come tutte le altre maglie, in questo modo. Quindi abbiamo fatto un aumento, ne dobbiamo fare ancora altre per arrivare ai nostri centimetri di tutta la mia manica. E quindi poi ci rivediamo per avviare insieme la parte del corpo. Quindi fate i vostri aumenti per quanto riguarda la manica e poi andiamo a fare gli aumenti per quanto riguarda il corpo e a proseguire la lavorazione. Ecco qua, una volta raggiunte i vostri centimetri di tutta la manica, che per me sono 52 comprese il polsino, possiamo tranquillamente concentrarci all'avvio della parte dei fianchi, quindi tutto il lavoro che comprende la parte del davanti e del dietro. Qui
Per quanto riguarda il cambio colore, non lo faccio adesso, ma lo faccio successivamente, quindi proseguo sempre con il giallino e poi vi faccio vedere anche l'inserimento del colore. Innanzitutto riprendiamo di nuovo la nostra tabella, perché così vi faccio vedere un'inquadratura generale di quello che andremo a fare ora, da ora in poi. Una volta che riprendiamo un attimo di nuovo lo schemino, una volta che avete fatto la parte della manica, gli aumenti eccetera, dobbiamo andare a vedere questa sezione qui, quindi che sono 47 cm da un lato e 47 cm dall'altro. Quindi dobbiamo vedere quante maglie dobbiamo avviare. Essendo che sono 47, vado a vedere la mia trasformazione, sono 80, quindi qui io devo aumentare 80 maglie, ok? Quindi una volta aumentate 80 maglie dobbiamo andarle a crescere avanti e indietro per un totale di centimetri per poter fare poi la parte del collo, e poi vi faccio vedere come proseguire. Quindi dobbiamo andare adesso, riprendiamo un attimo i nostri ferri e andiamo ad avviare le 80 maglie da un lato, poi facciamo il rovescio e aumentiamo dall'altro lato. Considerate che questo aumento dall'altro lato si farà a rovescio. Oppure potete fare tutto il giro al rovescio, aumentare e poi ritornare e aumentare qua. È la stessa cosa, però vi faccio vedere questo aumento. Gli aumenti, sapete, si fanno avviando nuove maglie, quindi una, due, tre e così via. Ecco qua, una volta avviate le mie maglie, io giro il lavoro e vado a lavorare tutte queste maglie a rovescio, ma prima ricordatevi che la prima si passa senza lavorare, la passo e vado a lavorare le seguenti a rovescio, in questo modo, tutte le maglie a rovescio, perché stiamo facendo il rovescio del lavoro. Arriviamo dall'altro lato, alla fine del nostro lavoro, e facciamo gli stessi aumenti che abbiamo fatto da quest'altro lato. Qua, come vedete, una parte l'ho fatta, ora sono arrivata sul rovescio, sempre dall'altro lato, e vado a fare gli aumenti anche da questo, gli stessi aumenti che ho fatto dall'altro lato. 3, 4, 5, 6, 7 e così via. Avviate anche queste, prendiamo l'altro lato, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare. La prima non si lavora, ma si passa semplicemente, quindi si passa, e le seguenti maglie le lavoriamo tutte quante a diritto, perché ci troviamo sul diritto del lavoro. Quindi andiamo avanti e indietro fino alla parte del collo, ma prima, dopo un po' di centimetri, vi faccio vedere anche l'inserimento di un altro colore che io andrò a mettere. Quindi andate a proseguire avanti e indietro, dritto rovescio, per un paio di centimetri, poi vediamo come cambiare colore. Ecco qua, una volta che avete lavorato per un paio di centimetri, vi dico anche quanti centimetri ho lavorato, esattamente per 4 centimetri, che insieme all'altro diventeranno poi 8, cosa vado a fare? Vado a cambiare il colore, per il semplice fatto che voglio farlo a strisce verticali. Quindi, prima di finire il rovescio, ok, sfiliamo l'ultima maglia perché ci serve per cambiare il colore, quindi sfilo la maglia l'ultima e vado a inserire il mio colore. Sceglierò questo colore che sembra un arancio molto molto delicato, che è il numero colore 097, quindi lo vado a inserirlo nella nostra lavorazione. Quindi l'ultima maglia, ok, prendo il giallo con l'arancio insieme, i due fili, e vado a lavorare l'ultima maglia a rovescio in questo modo. Quindi giro il mio lavoro sul dritto, lascio il giallo, prendo soltanto l'arancio e vado a passare sia l'arancio che il giallo
lo passo senza lavorare, quindi vado a proseguire con l'arancio tutte le maglie a lavorarle, quindi le lavoro tutte quante come si trovano, quindi dritto contro il dritto, quindi ogni maglia. Vado a lavorare avanti e indietro per altri centimetri fino ad arrivare a metà del nostro pannello, che essendo che per me è il 55 centimetri e dovrei fare 27 barra 28 per 28, 27, 28 centimetri, ok? Però la metà, perché poi voglio inserire il colore fucsia, questo qui, quindi lavorerò infine per 14 centimetri, quindi con l'arancio farò 14 centimetri e poi mi fermo per farvi vedere il cambio del colore e l'inserimento del collo, come andremo a fare il collo. Quindi proseguo in questo modo. Una volta che siete arrivati, siete passati, come vedete io ho tre colori, il giallino, che questa comprende anche la manica, ok, ho fatto altri centimetri per quanto riguarda la parte superiore, quindi la parte davanti, la parte retro, mi sono alzata con un altro po' di giallo per riprenderlo e poi ho cambiato colore con l'arancio, poi ho cambiato di nuovo il colore con il fucsia. E quindi sono arrivata ai miei centimetri, considerate che questi sono i centimetri e sono 22 ferri, ok? Quindi ogni 22 ferri, l'arancio 22 e il fucsia 22. Io al 22esimo devo fare il 22esimo, prima di procedere con il 22esimo devo dividere la mia sezione, quindi le mie maglie che mi si trovano sul ferro le divido in due. A metà, quindi in pratica, quindi essendo che io ho esattamente 245 maglie, quindi 245 tutte maglie comprese su tutto il ferro, l'ho diviso due, quindi a me esce esattamente 122 maglie. Ok, una volta fatto questo, noi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a vedere quanto maglie dobbiamo chiudere sulla parte del collo, quindi adesso facciamo la scollatura. La scollatura è molto molto semplice, basta individuare i centimetri che voi volete e poi dovete andare a trasformarli in maglie e a chiudere le vostre maglie, ok? Ora vi faccio vedere. Quindi riprendiamo un attimino il nostro diagramma come abbiamo fatto lo schema prima e quindi andiamo a vedere che io ho deciso di fare la mia scollatura di 22 cm. Trasformando le 22 cm a me esce esattamente 37, quindi io devo chiudere 37 maglie totali. Quindi prima di procedere alla chiusura di queste 37 maglie, io cosa devo andare a fare? Devo dividere queste 37 diviso 2, perché noi abbiamo la metà già presa. Quindi facciamo 37 diviso 2, giustamente a me esce esattamente 18,5. Quindi faccio 18 da un lato e 19 dall'altro e mi fa esattamente 37. Ok? Quindi andiamo a calcolare, tolgo un attimo questo, andiamo dal marcapunto centrale, contiamo verso destra 18 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Ok? Quindi metto il mio marcapunto per segnare che da qui devo andare a chiudere. E faccio la stessa cosa dall'altra parte, solo che devono essere 19, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 e metto un altro marcapunto. Quindi vi inquadro un attimino la situazione e quindi sappiamo che questa sezione noi andiamo a chiuderla da un marcapunto celeste all'altro marcapunto. Questo centrale è soltanto una linea generale per quanto riguarda la scollatura che ci viene. Ovviamente potete fare la scollatura un po' più ampia, quindi in base ai vostri gusti potete farla anche più grandicella, come più preferite. Ok? Quindi andiamo a eseguire il nostro lavoro.
Quindi vado a prendere il mio lavoro e vado a lavorare la prima maglia di vivagno, la passo, e vado a lavorare le seguenti maglie tutte quante a diritto fino al marcapunto celeste. Al primo marcapunto celeste noi andiamo a chiudere le nostre maglie. Considerate che quante maglie chiudete qua, così sul giro successivo o su fra due giri, vedete voi, in base allo scollatore che volete fare. Io al giro successivo andrò ad aumentare, quindi a mettere a nuovo le maglie che ho chiuso, perché giustamente dobbiamo avere le stesse maglie sul ferro. Quindi ora vi faccio vedere, arrivo al marcapunto celeste, vi faccio vedere. Ecco qui, sono arrivata al primo marcapunto celeste, quindi vado a lavorare l'ultima maglia che mi comprende la sezione destra, tolgo il marcapunto, lavoro una maglia, lavoro la seguente e poi chiudo quella precedente su quella su e vado a chiudere in questo modo, quindi a cavallo le maglie lavorate in precedenza su quelle lavorate successive. Vado semplicemente a chiudere tutte le maglie che comprende tra un marcapunto celeste e l'altro. È molto molto semplice, vedete? Vado semplicemente a chiudere. Ho chiuso le mie maglie che comprendono tutta la scollatura. Adesso mi rimane una maglia prima del marcapunto, come vedete, quindi tolgo il mio marcapunto e vado a fare l'ultima diminuzione, quindi lavoro la maglia successiva, quella di prima, la cavallo, e ho diminuito tutte le maglie, 37 maglie. Adesso finisco il ferro e faccio il giro di ritorno, quindi vado a lavorare il ferro e lo finisco e poi vi faccio vedere come rimettere le maglie sul ferro, le stesse che abbiamo diminuito. Vedrete che è molto molto semplice. Ecco qua, io sto arrivando alla parte della chiusura che abbiamo fatto in precedenza, quindi eccomi qua, e ora devo andare a rimettere sul ferro le 37 maglie che abbiamo chiuso in precedenza. Come si vanno a fare? Semplicemente a mettere il filo in questo modo sul dito e prendo la parte esterna, quindi vado ad aumentare in questo modo. Quindi prendiamo il filo, ok, da sopra, scusate, quindi da sopra così, e la mettete, ok? Vedete? È un movimento di dito, diciamola così. E quindi aumentate le 37 maglie che abbiamo chiuso in precedenza. Quindi 2, 4, 6, 7, 8, 9 e così via. Una volta che abbiamo aumentato tutte le maglie che abbiamo a disposizione, cosa dobbiamo fare? Semplicemente procedere a lavorare la seguente parte, quindi la parte successiva, in questo modo, sempre al rovescio, ok? Tirate bene la codina, la prima codina, quindi la prima maglia la tirate bene, così non vi si crea un distacco troppo grande. Quindi procedo alla lavorazione così come abbiamo fatto la prima parte, possiamo fare anche dall'altra, quindi non c'è bisogno di fare niente di particolare. Come vedete, questa è la nostra scollatura e quindi abbiamo rimesso le maglie che abbiamo chiuso, ok? Quindi procediamo adesso ad andare avanti e indietro, dritto rovescio, come abbiamo fatto la prima parte. Poi vi faccio vedere come procedere alle diminuzioni per quanto riguarda la manica, perché all'inizio l'abbiamo aumentata, ma all'altra manica dobbiamo diminuire, ok? Quindi procedo così, lavorare avanti e indietro anche la seguente parte, la seconda parte del nostro capo, e poi finiamo con la manica. Ecco qua, ora vi faccio vedere una inquadratura un po' generale partendo dal collo. Noi abbiamo lo scollo che abbiamo realizzato in precedenza, poi ho lavorato, come vedete, altri centimetri, gli stessi, quindi le stesse righe di lavorazione che ho realizzato sotto, vedete, l'ho lavorate allo stesso modo sopra. Quindi sono andata a realizzare in pratica le stesse identiche righe, quindi le stesse, gli stessi ferri. Ora sono arrivata alla parte gialla, quindi devo andare a rifare la seconda manica. Ho lavorato per 9
9 ferri, ora devo lavorare il decimo e sono al dritto del lavoro e vi faccio vedere come andare a realizzare la manica. Prima di procedere alla realizzazione, quindi di procedere al nostro lavoro, noi dobbiamo andare a prendere di tutte le mie maglie di lavorazione che ho sul ferro, devo individuare il centro, perché dobbiamo chiudere le maglie del corpo per poterci concentrare soltanto sul pezzo della manica. Quindi vado a mettere il marcapunto al centro del lavoro e vediamo come proseguire. Quindi, una volta messo il mio marcapunto al centro del mio lavoro, vado a contare dalla parte, essendo che la mia manica è formata da 62 maglie, la parte grande, quindi la parte che è del braccio, 62. Io cosa faccio? 62 diviso 2 fa 31. Quindi devo fare 31 da un lato del marcapunto e 31 dall'altro. Quindi vado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 28, 30, 31 e metto il marcapunto. Una volta fatto questo, faccio la stessa cosa dall'altro lato del marcapunto, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, eccolo qua. Metto un altro marcapunto e ho esattamente delineato la parte della manica, perché adesso dobbiamo andarla a chiudere, quindi la parte della manica io ce l'ho già. Confrontiamo un attimino con la parte che ho della manica, vedete? E possiamo tranquillamente procedere. Quindi prendo il mio lavoro, quindi prendo i miei ferri e andiamo sul dritto del lavoro a chiudere le maglie che non ci servono, ok? Quindi andiamo a chiudere le maglie dall'inizio fino al marcapunto, il primo marcapunto che ci troviamo, quello verde. Quindi andiamo, prendo il mio lavoro e vado. La prima la passo, lavoro la seguente a dritto, e quella di prima la a cavallo, in questo modo. Lavoro la seguente, quella di prima la a cavallo. Lavoro a cavallo. Quindi, come vedete, vado semplicemente a chiudere al decimo giro per me. Ok, non tirate troppo perché, essendo il cotone, non è elasticizzato, quindi non dovete fare in modo che vi tiri poi successivamente. Quindi fatelo abbastanza normale, così. E andiamo a chiudere la prima parte del nostro lavoro fino al marcapunto, primo marcapunto che ci troviamo. Ecco qua, una volta che abbiamo lavorato tutte le maglie che abbiamo a disposizione, vedete, prima del marcapunto, io cosa vado a fare? Ci manca una maglia, tolgo il marcapunto, ci manca una maglia da chiudere, vedete che è sul ferro prima del marcapunto, vado a lavorare la seguente, quella di prima, la cavallo, ok? Quindi abbiamo diminuito, quindi abbiamo chiuso le maglie che abbiamo destinato per la parte anteriore. Adesso lavoriamo le maglie che ci troviamo dalla parte dei nostri marcapunti, all'interno dei marcapunti verdi, li lavoriamo come punto su punto, quindi maglia su maglia, tranquillamente, maglia dritta su maglia dritta, fino ad arrivare al marcapunto seguente, quindi non a quello centrale, ma a quell'altro, quello che comprende la fine della nostra manica. Quindi semplicemente lavoriamo dritto su dritto, punto su punto, come ci troviamo. In questo modo.
togliamo il marcapunto ovviamente centrale che non ci serve più e continuiamo la lavorazione perché dobbiamo arrivare al marcapunto quello che comprende la divisione della nostra manica che abbiamo fatto in precedenza. In questo esatto modo. Una volta che siamo arrivati al marcapunto, cosa facciamo? Spostiamo il marcapunto dall'altro lato, quindi dall'altro ferro, e continuiamo la lavorazione punto su punto, maglia su maglia, fino alla fine. Perché arrivati alla fine, noi dobbiamo andare sul rovescio a chiudere l'altra estremità, per portarci il filo qui. Quindi vado a lavorare queste maglie punto su punto e poi al rovescio chiudiamo le maglie fino al marcapunto verde. Ecco qua, arrivate alla parte finale, cosa vado a fare? Giro il mio lavoro, lo giro sul rovescio e vado a chiudere le maglie fino al marcapunto che mi ritrovo il primo a disposizione, quindi l'unico che abbiamo lasciato. Quindi passo una maglia, al rovescio lo vado a lavorare la seguente, quella di prima la cavallo. Al rovescio lavoro la seguente, quella di prima la cavallo. Al rovescio lavoro e quella di prima la cavallo e procedete così a chiudere le maglie destinate per l'altra parte del dietro, quindi per la sezione del dietro, in questo modo. Ecco qua, arrivati anche al marcapunto, come vedete prima del marcapunto c'è una maglia che questa qua va anche chiusa, quindi togliamo il marcapunto, vado a lavorare al rovescio la maglia seguente, quella di prima del marcapunto, la accavalliamo su quella successiva. Adesso non ci rimangono soltanto sul ferro la sezione delle maglie della manica, quindi andiamo a lavorare il retro come si presentano, quindi maglia su maglia. Poi girando il lavoro vi faccio vedere le diminuzioni da fare, che sono le stesse identiche precise sulla che abbiamo fatto degli aumenti dell'altra manica. Quindi come avete fatto gli aumenti della prima manica dovete fare anche le diminuzioni, le stesse diminuzioni su quest'altra. Però vi faccio vedere come si fanno le diminuzioni, perché all'inizio del lavoro dobbiamo accavallare una maglia e a fine della manica, quindi alla fine delle maglie a disposizione, dobbiamo lavorare due maglie insieme a diritto, perché la chiusura, quindi la diminuzione delle maglie sulla manica, si fanno sempre solamente sul dritto del lavoro. Quindi vado a procedere a finire la parte del retro della manica e sul davanti vi faccio vedere le nostre diminuzioni. Vi ho piegato un attimino la nostra parte del lavoro, quindi come vedete le nostre maglie rimangono, questa è la parte del collo e il collo come vedete sembra a V. Ovviamente chi vuole uno scollo un po' più profondo deve chiudere un po' di più maglie. Quindi come vedete questa è la parte della manica, tutta la parte gialla, quindi le nostre righe rimarranno verticali, non orizzontali, e questa è la parte della manica tutta gialla, quindi avremo tre colori: gialla la manica, poi c'è l'arancio e poi il fucsia che è il centro, e quindi abbiamo creato delle linee verticali per poter anche sfinare anche la figura in questo caso. Quindi non ci resta altro che da concludere questa manica e vi faccio vedere le diminuzioni da fare, che sono le stesse identiche, come vi dicevo prima, della manica di prima, solo che a questa manica, essendo che siamo partiti dal polso verso su a salire, avete fatto gli aumenti, e nell'altra manica dobbiamo fare soltanto le diminuzioni. Ok, quindi vi faccio vedere come diminuire ovviamente. Quindi siamo sul dritto del lavoro,
passo la prima maglia che diventa automaticamente di vivagno e vado a lavorare l'accavallamento della seguente 2, quindi la seguente dopo il vivagno anche la seguente maglia la passo senza lavorare, lavoro la terza maglia dritto, la seconda, quindi la centrale maglia che ci troviamo sul ferro di destra, la prendiamo e la cavalliamo sulla prima che ci viene da parte della sinistra. Vado a continuare a lavorare le maglie a dritto, le seguenti maglie che ci troviamo, e ci fermiamo 3 maglie prima di concludere il nostro ferro. Ecco qua, sono arrivata a 3 maglie prima di concludere il ferro. Vado a lavorare le due maglie che mi seguono a dritto insieme e l'ultima a rovescio perché si forma automaticamente il vivagno, quindi la lavoro a rovescio. Quindi la prima diminuzione è fatta, adesso vado a fare i miei giri di assestamento che mi dividono la prima, un aumento tra l'altro, ok, e poi faccio l'altro aumento, la prima diminuzione con l'altra diminuzione, e poi faccio le altre che mi servono per concludere la manica. Ecco qui, il mio lavoro è terminato, come vedete sul collo ho rifinito con l'uncinetto, quindi ho fatto un giro di maglie basse giusto per dargli una forma un po' diversa, quindi questo lavoro lo potete fare anche al di sotto del vostro capo. Io non l'ho realizzato perché mi piace il fatto che si arrotoli al di sotto. Una volta che avete finito di fare la manica, ricapitoliamo un pochino, andate a cucire le due estremità, ok, vedete voi come preferite cucire, andate semplicemente a cucire. Io ho realizzato la mia cucitura, ecco il nostro bordino, e quindi sono partita a cucire dalla punta della manica, quindi dal bordino, a lavorare tutta la cucitura fino ad arrivare alla fine del nostro lavoro, quindi al di sotto del nostro capo. Come fate da un lato, ovviamente fate anche dall'altro, quindi come vedete la cucitura è soltanto due parti, quindi dal destra che parte dalla manica fino a giù e alla sinistra che parte sempre dalla manica ad arrivare giù, quindi sono due cuciture veramente semplici. Ricapitoliamo un pochino il progetto. Io sono partita, come vi dicevo, dal polsino della manica, ho realizzato i miei aumenti per fare la manica sagomata. Una volta che sono arrivata alla parte del braccio, che è la parte più ampia del braccio, io sono andata a lavorare, quindi ad aumentare la parte del corpo. Ovviamente questa sezione, se la fate gli stessi centimetri miei, vi verrà ovviamente un abito, ma se voi volete fare una maglietta basta fare centimetri in meno, quindi maglie aumentate in meno. Quindi andate a lavorare la parte del corpo avanti indietro a salire. Una volta che siete arrivati un po' alla metà del vostro lavoro, dividete la parte della scollatura, chiudete le maglie che avete deciso per quanto riguarda la scollatura e continuate a lavorare. Nel giro seguente, una volta chiuse le maglie, nel giro seguente dovete riaumentare quelle maglie per quanto riguarda le stesse maglie che avete chiuso in precedenza, per formare ovviamente la scollatura. Si può fare la scollatura più ampia, più piccola, in base ovviamente a come preferite. Quindi ho continuato la seguente parte come ho fatto all'inizio. L'unica cosa che quando sono arrivata alla parte della manica, noi abbiamo fatto le diminuzioni, non più gli aumenti, perché dobbiamo diminuire per arrivare al polsino. Una volta chiuse ovviamente tutte le maglie, andiamo a chiudere, quindi a cucire la parte del laterale che ci forma tutto il capo, e questo è il nostro progettino. Questo spero che vi possa essere utile, che vi possa essere di ispirazione per i vostri progetti, e spero di vederne tantissimi realizzati. Per quanto riguarda il consumo di filato, io ho utilizzato il giallo, che è il colore 03, ne ho utilizzato esattamente 200 grammi. Per quanto riguarda
il fucsia, che è il colore 16, ne ho utilizzato 150 e 150 anche per quanto riguarda l'arancio, che è il colore 97. Questo è un cotone ecologico 100% riciclato, super super veramente buono, di qualità, che io ovviamente l'ho preso dall'azienda Filati Discount. Vi metto tutta anche il link di questo filato così sotto nell'info box, così potete tranquillamente andare a cliccare sul link e andare a vedere come è la qualità e ordinarlo per questo progetto. Ovviamente ci sono tantissimi altri colori, ve lo straconsiglio perché si lavora benissimo con i ferri, non scivola, anzi si lavora veramente benissimo. Io spero veramente che con questo progettino vi sia piaciuto. Vi ringrazio per la vostra visione e vi ricordo di iscrivervi al mio canale qualora non lo foste ancora, di attivare la campanella per non perdervi nessun altro tutorial e di sostenermi ovviamente per altri progettini. Quindi vi aspetto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao!